Salve a tutti e bentornati in questo nuovo episodio del Let's Play di Advance Wars 2 Black Horizon, in cui recuperiamo anche il secondo livello perso, quello di Jess, quindi lanciamoci subito alla carica. Le forze nemiche marciano nella zona del vulcano, bisogna fermarle. Maverick, è arrivato Helmut. E perché? Non doveva eseguire i miei ordini da un'altra parte? Ha detto che ha qualcosa da dirle. Molto bene. Fallo passare. Allora sta per attaccare. Sì. Vicino al vulcano? Esattamente. Ma è pericoloso. Proprio per questo che attacco da lì. Il vulcano crea enormi correnti d'aria. Il nemico non riuscirà a utilizzare la sua arma migliore, l'aeronautica. Ma ci sono lapilli che volano ovunque, le nostre truppe rimarranno ferite. E allora, che importa? Ogni perdita in cui incorriamo è accettabile in nome della vittoria. Esiste una cosa che si chiama vittoria pirrica, caro Maverick, ma vabbè. Ma la forza delle truppe nemiche che ci attaccano. Ora capisco, è per te stesso che parli. Fingi di preoccuparti delle truppe quando invece temi per te stesso. No, non è vero. Prima di contestare i miei piani, cerca di vincere con il tuo metodo. Tusce! La lava li carbonizzerà tutti. Se la carissima Kat, missione 31, pioggia di fuoco. Carissima Kat, una persona tranquilla come sempre, devo dire. Il nemico sta preparando un attacco vicino al vulcano? Cosa intendi fare, Eagle? Non puoi usare gli aerei lì. In questo caso useremo le truppe di terra. Aspetta, Eagle, sai bene che l'azione di terra non è la tua specialità. Lascia fare a me, questa è la mia specialità. Ehi, Jess, aspetta un attimo, non ti muovere. Se n'è andata. Ma chi si crede di essere per decidere chi deve andare? Presuntuosa. Eagle, Jess ha ragione, lascia che se ne occupi lei. Sì, lo so che hai ragione, ma non è il modo di fare. E quindi parte subito rock and roll. Iniziamo quindi con il classico, in questo caso fanteria e autobase, perché voglio riuscire ad andare a conquistare un sacco di roba più velocemente possibile. L'idea è riuscire a occuparsi sia di questa zona qui che di quella diametralmente opposta. E sì, potreste averlo notato, c'è un vulcano. E siamo anche leggermente sotto il numero di fabbriche rispetto al nemico. Comunque, Jack, Jess, mi senti? Eagle, che c'è? Pare che i lapilli del vulcano cadranno secondo uno schema ben preciso. Se riesci a capire come, potrai sfruttarli a tuo vantaggio. Questo è un buon indizio, grazie. Non fare nulla di avventato, stai molto attenta. Buona fortuna. Ecco, allora, questo schema a cui si è riferito Eagle è semplicemente che sostanzialmente i lapilli del vulcano cadono a giorni alterni in due diversi schemi, che ora non mi ricordo di preciso come sono questi schemi. Ok, allora, posso portare l'autobase sin qui e scaricare la fanteria, e questa fabbrica è già sotto il nostro giro di conquiste. Altra fanteria ed altro APC da mandare in quest'altra direzione e fine operazione. Poi tutte le proprietà che lascia nel mezzo le conquistiamo con calma. L'essenziale ora è riuscire a prendere le fabbriche. Perfetto. Sì, è un pochino difficile riuscire a ricordarsi esattamente dove cadono tutti i meteoriti. Sì, i meteoriti. Sono ancora traumatizzato da Sturm. Comunque. Qui facciamo una fanteria a mandare qui facciamo un'altra fanteria che si muove di tre caselle, vale a dire arriva sin qui, esattamente dove io metto questa autobase, in maniera che poi il turno successivo si possa muovere un pochino più lontano. Ok. Maverick, fai il tuo peggio. Probabilmente ora inizierà anche a produrre mezzi corazzati. Eccolo lì, infatti. Primo carro armato, pioggia di meteoriti numero 3.
Ecco, quello più problematico è il fatto che tipo qui o qui arriva un meteorite ogni giorno pari. Sì, ogni giorno pari. Comunque, qui riusciamo a scaricare 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non scarichiamo perché è il modo più ottimale. L'ideale qui in questo livello è riuscire a essere più ottimali possibili con i trasporti. Ok, dunque te continua, attendi. E costruiamo anche un carro armato. E abbiamo finito le possibilità, le idee. Quarto giorno. Ok, il carro armato sta andando a nord, quindi sarà un problema per la fanteria, le due fanterie qui. Altra pioggia di così, ok, colpisce anche una di quelle tre città che sono a sud, qui lungo il passaggio a nord. Ok, io posso fare così. E mi toccherà fare una cosa brutta. Questa fanteria conquista questa fabbrica e questa autobase va a bloccare l'altra fabbrica. È brutta come cosa perché toccherà sacrificarla, però... Allora, carro armato lo inviamo a nord. Carro armato numero 2 lo mandiamo a est. Questa fanteria va a conquistare una quelle due città e fine operazione. Spero di non essermi scordato nulla. Sì, cioè appunto, come mappa è abbastanza bilanciata, l'unica differenza è che Maverick ha una città anziché una fabbrica. Per il resto ognuno rimane con 6 proprietà all'inizio del turno, ok, altra pioggia di meteoriti, e si è colpito anche un'artiglieria, ottimo. Quindi abbiamo detto, conquistiamo questa fabbrica, che ci darà un discreto vantaggio tra un pochino. Ok, quella fabbrica non la conquisti te. Carro armato, Cristo, vabbè, meglio far avanzare un po' di più la fanteria. Quest'altro carro armato avanza. E costruiamo un altro carro armato, un'artiglieria, un'artiglieria. E ci mettiamo a conquistare questo posto qui, ok, ottimo. E qui a est, non so, qui nell'angolo sud-ove, sud-est. Ci disponiamo in protezione della fabbrica per il momento. Ok, tanto è un'autobase contro le fanterie. Le fanterie fanno danno schifoso a qualsiasi cosa sia corazzato. Poi abbiamo pure 3 stelle difensive. Oddio, ci fa un 15% direi. Quindi ha meno tempo di quello che avrei voluto. Però mi basta comunque sì. Ok, va benissimo. Comunque sì, l'importante è che comunque sia... No! Mi ha preso il carro armato, l'ho visto. Carro armato colpito, ripeto, carro armato colpito. Ok, vediamo un pochino come fare. Costruiamo un altro carro armato qui appunto per difesa. Qui c'è un carro armato che arriverà molto veloce se non sto attento. Posizioniamoci intanto in una città per niente. Te ti ritiri un attimo, te conquisti questa fabbrica. Ok, abbiamo un avamposto anche in questa zona qui. Qui le truppe avanzano, te rimani fermo, ok, fine operazione. Cioè sì, appunto, l'unica cosa che uno può ricordarsi è dove ha preso danno. Che per il resto sia un po' un casino. Fortunatamente qui dovrebbe riuscire a resistere un altro turno.
E ciò ci dà la possibilità appunto di poter costruire un'antiaerea e letteralmente impedire che quella fabbrica venga conquistata. In tutto ciò, altro martellata. Buono, non ha colpito nessuno dei nostri, il che è buono, ha colpito nessuno delle truppe nemiche, il che non è buono. Ok, facciamo così. Te ti vai a posizionare qui. Te ti vai a posizionare qui. Te ti ritiri al momento. Voglio salvare più fanterie possibile. E qui con 1700 potrei costruire un carro armato medio. Però costruisco qui un carro armato normale. E qui costruisco invece un... Allora, intanto te avanzi. Te va a conquistare questa città, te ti ritiri per andare a conquistare l'altra città, e ti toccherà prenderti anche un meteorite in testa, un meteorite, un lapillo di lava in testa, e costruiamo un'antiaerea. Prova a conquistare questa città, allora. Sì, questa città, quella fabbrica, allora. Buona fortuna, Maverick. Buona fortuna. Ok, il carro armato ci muore, perché questo qui non potrà fare molto. Però è comunque sia sotto il tiro di un'artiglieria e due carri armati, il che non dovrebbe lasciare ambito a molte possibilità. Grande autobase! Purtroppo ho mosso le fanterie in maniera da impedirmi di andare a difenderla, perché l'ideale qui sarebbe stato posizionare... Giusto, ok, guardia. No, e vabbè, mi ha preso l'autobase, non è un grosso problema. Pensavo molto peggio. Quindi, fanteria, vai a conquistare non questa città, ma questa. Sì, il problema è che al momento sarebbe piaciuto poter andare a posizionare la antiaerea qui e colpire una delle fanterie, però vabbè, non si può avere tutto alla vita. One shottiamo 103, 115. Una di queste due. Chi è quella che ha più carburante? Te, vabbè. Non che cambi molto con la fanteria che ha 92 di carburante piuttosto che 88, però. L'ideale è che appunto si riesca comunque sia ad andare a fare i danni. Buonissimo. 1300, costruiamo un altro carro armato. Poi, carissimo tank di Maverick, beccati un'artiglieria in testa e un carro armato in faccia. Severo ma giusto. E qui abbiamo qualche possibilità di distruggere, ma non succede. Peccato, peccato. Qui costruiamo un carro armato, effettivamente. Ok, ottimo. E te ti togli di qui per evitare di prendere un altro lapillo in testa. E passiamo il turno. Nono giorno di combattimento. Ok, sì, inizia a conquistare quella città, conta, sì, quella città, quella fabbrica, contaci pure. È per questo che sarebbe stato meglio fare un carro armato. Però, ehi, non mi lamento anche perché ti stai ritirando. Altra pioggia di lapilli. Mi ha colpito qualcuno in quest'angolino qui? Fortunatamente no. Quindi te conquisti questa città. Qui sto organizzando un minimo di difesa, mi sembra di capire, ma non sarà molto utile perché stiamo arrivando anche noi con i nostri tre carri armati e un'artiglieria. E volendo anche una fanteria extra. Fanteria in carrozza, ok, ottimo. Artiglieria, beh, finché rimani al... protetta non è un grosso problema.
Questa città aspetto un turno a conquistarla, se non ho sbagliato i conti, e di sicuro l'ho sbagliato, me lo sento proprio. Comunque, annientiamo questo carro armato con l'antiaereo. Ok, dunque qui sta arrivando qualcuno, sta arrivando un carro armato che ci colpisce, certo che sì, ma io mi metto qui e colpisco questa fanteria. Al momento è la fanteria il grosso problema perché conquista, me la tolgo subito e torno e sono a posto. Soprattutto devo togliere di torno questa fanteria qui, o comunque sia ritardare il più possibile la cattura della fabbrica. Se Maverick cattura la fabbrica è un casino da respingere. Finché non la fabbrica rimane nelle nostre mani, dovrebbe essere una missione molto semplice. Ok, fine operazione. Ok, sta arrivando anche il secondo carro armato. Ha unito le truppe sulla fabbrica, il che non è una cosa stupida. Ok, ora possiamo andare a conquistare quella città, perché è stata colpita in questo turno, quindi nei prossimi due turni non verrà colpita. Ok, dunque, forse però è meglio far così. Allora, te attacchi questa fanteria. Perfetto. Speravo riuscisse a tirarlo giù, onestamente, purtroppo non ci riusciamo. E sì, vabbè, a questo punto facciamo così. Sfondiamo questa fanteria con il carro armato, ferito, leggermente ferito, in maniera che questo altro carro armato possa andare qui e sferrare il suo attacco. Esattamente. 21.000, posso permettermi di costruire un lanciarazzi qui. Tanto sì, c'è questa fanteria che potrebbe andare ad attaccarmi, ma non mi farà danni minimi. E 6.000 significa che qui mi faccio un'artiglieria. Conquistiamo questa città. Questa antiaerea ha vita breve. Abbiamo anche l'abilità pronta, che non è male. Ottimo. E poi, cara fanteria, chi andiamo per la fanteria? È indifferente. Se riesco ad arrivare all'artiglieria, non arriviamo all'artiglieria. Vabbè, allora andiamo per la fanteria. E attacchiamo. No, attacchiamo dalla strada. Tanto dovremmo essere in grado di tirarlo giù. Dovremmo. Ok, va benissimo. E ok, facciamo così. Dunque te ti scarichi qui e te ti va a posizionare qui. Stesso discorso, una fanteria con 3 HP non dovrebbe fare tanto male. Abbiamo finito i soldi, quindi fine operazione. Ok, non ci provi nemmeno, grande Maverick. Ok, dunque direi di prendere un altro paio di lapilli in faccia. Ok, direi di chiudere qui l'episodio per il momento. Ci vediamo nel prossimo. Nebula out.